La quinta edizione della Corri per Leo, in 200 podisti hanno deciso di tributare un saluto e un messaggio di affetto a Leonardo Cenci in questo che è il suo percorso verde. Siamo nell'area del velodromo, ha vinto Alessio Malfagea, una gara davvero incredibile, ha dominata sin dai primi momenti. Complimenti ad Alessio e complimenti a Silvia Tamburi che ha vinto la categoria femminile. Una Corri per Leo entusiasmante, una Corri per Leo che, come dicevamo, ha visto tanti partecipanti, ma soprattutto è un momento di forte aggregazione con una giornata di sole splendida di fine estate, potremmo dire, anche se siamo già in autunno. Godetevi le immagini di questa bellissima manifestazione e anche i contributi di intervista per la quinta edizione della Corri per Leo, e complimenti ancora ad Alessio Malfagea. Silvia, ancora protagonista della Corri per Leo, è il tuo il gradino più alto del podio femminile, la tua sensazione anche nel ricordare Leo, che era un tuo grande amico? Ciao a tutti, innanzitutto buongiorno a tutti, sono felice di essere qua a ricordare Leo perché per me è stato un grande amico, un compagno di corsa, e vorrei condividere con lui la mia fatica di oggi, in cui io fin dal primo giro ho sofferto, però mi sono guadagnata questo primo posto con tanta fatica, ma entusiasta di questa gara. Senti, per voi podisti questa che gara è? Diciamo, come l'annoverate? Insomma, tra quelle a cui tenete maggiormente partecipare, anche perché è un percorso rifatto tre volte, diciamo, che caratteristiche ha? Io qui mi alleno, molti perugini si allenano qui, quindi oltre ad essere la nostra gara in casa è proprio sui nostri percorsi di gara, quindi correre qui una gara è per noi è il top, soprattutto poi quando è una gara per beneficenza, una gara che ricorda persone che soffrono, che stanno male. Assessore, il percorso verde Leonardo Cenci oggi ospita una bellissima manifestazione politica proprio in ricordo di Leonardo, il modo migliore per creare aggregazione, sport e anche divertimento. Sì, grazie, vai tu? Ah, ok, grazie a un testimone che permette, permetterà sempre in futuro di portare quello che è stato il suo messaggio, di credere sempre nel proprio corpo, lottare con il proprio corpo e fare gara con il proprio corpo. Questo è un messaggio bellissimo. Se tutti gli atleti pensassero che la gara è con se stessi e non con un avversario ipotetico, il mondo popolare dello sport sarebbe al top. Ogni modo, una giornata veramente bella, una giornata bellissima. E penso che lui da lassù l'ha pensata anche oggi, così, nei luoghi dove si allenava, nei luoghi con cui dava il 5 a tutti i podisti. Un bel giorno. Circa 200 iscritti, e teniamo conto che adesso il podismo è un mondo affollatissimo, ci sono 2-3 gare al giorno, quindi quasi 200 persone è un bel numero. C'è questa giornata stupenda che ci ha aiutato, quindi oltre che essere una corsa è anche una festa, è la nostra nuova posizione all'interno dell'area ciclabile, più frequentabile e anche più socialmente, c'è il bar, quindi consente a tutti di stare vicino. Io penso che sia stata una bella giornata, noi come Avanti Tutto siamo veramente soddisfatti di aver utilizzato questa giornata nel ricordo di Leonardo Cenci e del suo messaggio, che è un messaggio di forte solidarietà sportiva. Senti, tu che sei, diciamo, molto attivo nell'ambito della Grifonissima, l'hai organizzata per tantissimi anni e continuerai a farlo proprio con Avanti Tutta, questa può essere, diciamo, anche se la Grifonissima è un'altra corsa, però dà una linea di continuità a quell'organizzazione, anche a questa visione di Perugia che corre, una volta corre in centro, una volta corre al percorso verde. Direi proprio di sì, il percorso verde è intestato a Leonardo Cenci, quindi quale posto migliore? La Fondazione Avanti Tutto gestisce la Grifonissima, quest'anno sarà il terzo anno, mi sembra con successo. E non sostiene solo la parte sportiva ma anche tutto il mondo di solidarietà che ci sta intorno. Credo che sia stata una scelta ottima aver avuto questo connubio. Queste due corse, anche se molto diverse, sono complementari e, diciamo, riescono tutte e due a svolgere la loro funzione. Grifonissima più mondo scuole, famiglie eccetera, Corri per Leo nel percorso intestato a Leonardo Cenci, quindi è proprio un ricordo della sua persona. Alessio, allora la terza vittoria della Corri per Leo, il palmarès è tutto tuo perché ci sono qui 5 edizioni, quindi oggi che gara è stata? Ciao, sì, terza vittoria, come hai detto, è stata come al solito una bella gara su un percorso che conosco bene e mi piaceva provare un po' il ritmo, vedere un attimo come rispondevo, perché sto riprendendo dall'estate che è stato molto caldo, dove avevo allentato un pochino, quindi è stata una bella prova oggi. E poi con tutta questa gente, una giornata di festa, era il giusto omaggio per Leo. Senti, appunto Leo, no? Tu hai corso con lui che aveva un grande
grande spirito, forse non aveva la tua velocità, però insomma probabilmente dentro ti porti anche qualcosa di lui quando corri così veloce. Sì, sì, ti dico, lo conoscevo quando ci vedevamo qualche volta al percorso verde, abbiamo corso anche insieme a volte, e come dici tu, si porta dentro il ricordo e il suo spirito di non mollare mai ce lo ha passato, quindi poi è quello che noi mettiamo in campo ogni volta alle gare. Senti, adesso però questo può essere un primo lancio verso la Grifonissima, no? Perché anche quella di solito la vinci, forse nell'ultima edizione, se non ricordo male, sei arrivato secondo, quindi ti stai preparando per vincere la Grifonissima. Sì, è vero, le ultime edizioni avevo fatto il podio, quest'anno sono riuscito a vincerla, è stata una bella emozione, perché per un atleta di Perugia vincere le gare di casa è un'emozione. E quindi adesso sarà, come dici tu, un lancio per preparare la stagione invernale e poi rifiondarci magari per la Grifonissima, che sarebbe un'impresa rivincerla, sarei contentissimo. Noi, a parte che l'associazione ASD è affiliata con il nostro ente, l'abbiamo seguita dall'inizio, perciò per noi è un dovere oltre che un piacere. Poi quando vedi una partenza con tutta questa iscritti, con, diciamo, con tanti partecipanti, è anche un'emozione, perché vuol dire che chi ha lavorato bene, e come dicevo anche prima, è una manifestazione che sta entrando nella classica del comune, e perciò speriamo che finisca nel miglior modo possibile, ma le premesse sono tutte. Complimenti a Davanti Tutta e a chi ha organizzato, perché comunque fare una gara del genere con le normative attuali ci sono tante responsabilità, ma vedo che c'è un'organizzazione perfetta, e noi come ente quello che abbiamo potuto fare è stare vicini, essere di supporto e dare una mano con le nostre forze. Complimenti, e Avanti Tutta è diventata un'istituzione del comune, dove non è solo un punto di riferimento per i malati o per i familiari, ma anche un punto ricreativo e un punto di sportivo e di riferimento, come sarà anche la Grifonissima, che ormai è un binomio da anni, e Leo credo, se ci vede da lassù, sarà soddisfatto. Anzi, io credo che oggi era qui con noi a correre e essere fra i partecipanti, perché comunque non mancava mai di essere fra gli atleti che volevano essere presenti. Beh, innanzitutto è stata una splendida giornata all'insegna dello sport, una festa per ricordare Leonardo, come ovviamente lo sono state tutte le altre edizioni. Come hai visto, partecipatissima sia di atleti, siamo credo oltre i 200 iscritti, di pubblico che lungo il percorso ha fatto il tifo in ogni istante, quindi credo che si sia andati incontro a quello che erano le aspettative di una giornata, di una festa, prima ancora di una gara. E atleti anche di altissimo livello, come il vincitore Alessio Malfagia in ambito maschile, come Silvia Tamburi in ambito femminile, Lucrezia Vagnoli, ricordiamo, al secondo posto. Insomma, una gara di livello altissimo, che hanno fatto di questo evento una festa, ma anche un momento di sport in cui si è visto un livello tecnico veramente notevole. Ti dico, e non ti nascondo, che in bici per stare davanti ad Alessio un po' ho dovuto faticare, però è stato tutto bello, un'organizzazione perfetta, la cittadinanza di Perugia ha risposto in maniera importante, ha capito lo spirito di questo evento, e quindi semplicemente appuntamento al prossimo anno. Oggi una bellissima giornata, veramente siamo contenti di essere presenti, grazie comunque all'idea della nostra dirigente Fabiana Cruciani, che nella giornata della nostra accoglienza delle classi prime ha pensato bene di coinvolgere l'associazione. Sono venuti qui con uno stand e i nostri ragazzi delle prime hanno potuto assistere comunque intanto a raccontare tutta la storia di Leonardo Cenci e soprattutto passare una mezz'oretta comunque a turno, dove li venivano illustrate delle linee guida, diciamo, su una vita sana, cibi, spazzatura. Quindi siamo veramente contenti oggi di partecipare, c'era anche qualche gruppo di ragazzi che ha partecipato alla camminata non agonistica, quindi siamo veramente contenti e speriamo di continuare in questa collaborazione con l'associazione. Federico Cenci, come possiamo esprimere la gratitudine per questa giornata?
con le parole è difficile, io ho provato a correre proprio perché possa essere questa gratitudine espressa, diciamo, con un atto fisico. Comunque gratitudine veramente a tutti, perché tutti che hanno contribuito a costruire questa bella cosa oggi è un valore immenso di cui bisogna assolutamente rendere grazie, e questa è la sottolineatura più grande. La seconda parola che desidero esprimere è quella dell'amicizia, perché la costruzione di questa corsa, di questo sentimento collettivo, è proprio fondato sull'amicizia. Quindi un invito a tutti di costruire con passione sull'amicizia. Leonardo l'ha testimoniato veramente con una straordinaria forza e incisività. La terza parola che voglio esprimere è l'aiuto, con un pensiero a quella che è la realtà della malattia oncologica, e prendiamo ispirazione da quello che è una corsa, in cui c'è il momento di crisi, c'è la persona che indica il percorso e ti dice coraggio, vai avanti, c'è chi ti sporge un bicchiere d'acqua. Ecco, questo è tutto quello che tutti insieme possiamo fare in quella che è la difficile realtà della malattia oncologica. Avanti tutta!